Ecco, buongiorno. No, 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 è uno di sti cosi, no! Li odio! Io li odio sti cosi. Sono in... non puoi farmi niente, sono in animazione. Uah! No, stammi lontano. Eccolo, doppio colpo in faccia, che bello. Abbastanza. No. Vabbè, dai. Porca vacca, ste merde. Vabbè. È rotto la minchia, è rotto. Tutte facce possedute, ottimo. No, sti cosi sono veramente odiosi, sono odiosissimi, sono. Dicevo, stiamo attenti perché pozione non ne ho più. Oh, vabbè. Vabbè. Che cazzo sono sti cosi? Ma li ho già sconfitti una volta io. Scommetto che non ci si può avvicinare. Vale, scommetto. Oddio, mi ha svomitazzato. No, spostati, spostati! Mi giro intorno perché ho paura. Abbastanza. Oh! Porta le palle uno. Meno male che c'ho abbastanza energia. Male che mi sono un po' potenziate le robe che mi danno energie, perché sennò e meno, lo sapevo, ho fatto bene a potenziarmi in scheletrini, lo sapevo io, madonna. Senza sti scheletrini zombetti che picchiettano, quest'ora sarei già morto. No, no, eh. No, sti cosi no, però, serve altra cosa. Poi hanno la voce di Vulgrim. Perché hanno la voce di Vulgrim? No 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 no, mettetemi nell'angolo, no 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 no. Niente angolo, niente angolo. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora stiamo attenti, sto cercando di schivare. Non ditemi niente, va. Ancora morto. Muori. Oh. Uh.
Allora, non chiedetemelo come ho fatto a resistere nel mezzo, non lo so nemmeno io. So soltanto che sono sopravvissuto, è quel che conta. Oh, basta, basta ste cose. Ma cosa mi dice che è un trappolozzo? Dobbiamo andare comunque giù, dobbiamo andare. No, io voglio andare giù. Vabbè. Cioè, ho schivato di tutto, adesso muoio. Pesti. Sono sopravvissuto tutto a 4000 scheletri cose e dei scarafaggi mi toccano e mi fa male, non mi fa perdere vita. Pozione. Pozione, 20, danno colpo critico, esperienza, no, questo è buono. Aspettate. Allora. Questo mi dà difesa, no? 127, 17, 98, rigenerazione energia. Forza, beh, preferisco questo. Anche se mi dà un sacco di rigenerazione energia, ma va bene anche così. Danni colpo critico. Però mi cala la forza. Non so cosa serva la forza. Penso che mi aumenti la vita la forza, penso, no? Energia, collera, non mi dice niente. Boh. Nel dubbio teniamoci la forza. Nel dubbio, eh. E adesso? Ah, ecco. Bella. Io ci sono già. Ah sì, sono già stato qua. No, boh. La sala è completamente uguale a quella vecchia. L'ospite. Sono io l'ospite. Sono io l'ospite qua. E questo? Voilà. Non ancora ho capito come funzioni questo potere in due. Penso che ci vogliono o due joystick o cosa, non lo so. Chiuso. Dov'è? Dov'è? Vai di lato, ecco.
Oddio. Cos'è quella roba? Cos'è quella roba lì in fondo? Sembra una stanza. Boh, lo guarderò dopo perché non, adesso non so se si può raggiungere o no. Non so dire come si potrebbe raggiungerlo. Stanza non mi piace. Oddio. No, non tutti sti cosi. E dai, sto facendo un'animazione. Che legnate mi ha dato. E no, due di sti cosi. Sì, ma datemi un attimo di spazio, Palle. Come hai fatto a colpirmi se stavo schivando? Non ho abbastanza corde. Dai, schifoso! L'ho schivato! Oddio. Uno è andato. Oh, mannaggia. Mamma, datemi una pozione. Datemi una pozione. Dai, non posso neanche potenziare il livello della vita, roba così, perché... Adesso non trovo niente, non trovo. Complimenti. Se mi chiudono qua dentro, sono spacciato solo. Non trovo niente, Palleo. Potevano aumentare un po' più di pozioni, Cioè. Oh, oh, aspetta, aspetta. Ce la faccio arrivare di là io? Devo saltare di là. Oh, 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 oh. Brutta merda. Ebbè, tutto qua? So di più io. Pensavo di qualcosa di più difficile, boh.
Sì, ma se voi non mi fate andare a recuperare un po' di pozioni, io qua non vado più avanti. Signore e signore, il destino mio è segnato ormai. Se non trovo una pozione. Oddio! Pozione, dai, sicuro, per forza, quando ci sarà una pozione, no? Oh! E giustamente non si spaccano. Oddio! Bella che è la pozione. Piace le pozioni, ma. Ma, grazie, cioè, grazie. Ma complimenti, ho appena usato la pozione, non serviva neanche. Intanto mi potenzio qua, intanto. Penso leggermente il danno, anche se lo uso poco, voglio un attimo vedere. Poi tanto si può resettare i punti. Quindi dopo più avanti li metterò meglio. Aspetta. Questo rumore. Sento qualcosa di sopra. Me lo sta dando giusto o no? Ah, ma porca. È il cosino, pensavo fosse una pietra mistica. Cosa? Così a caso? Allora faccio bene a spaccare l'ambiente. Guanti ombra di morte. Forgiato nelle cripte più buie dell'inferno da abili demoni artigiani. Le manopole ombra di morte trasmettono un oscuro potere della magia a colui che le indossa, potenziando un'abilità arcana, migliorando l'efficacia dell'energia collera. Ok. Questo è un set completo, scommetto. Vabbè, set completo. La Madonna, cioè, è stra facile prendere i set completi in sto gioco, in maniera assurda. Da una merda di difesa. Fa schifo sta roba. Allora, l'estetica è una figata, l'estetica. Però questo set si va a spingere molto sul danno quello arcano, che io non lo sto usando, tipo l'abilità, uso soprattutto i zombetti, quindi no grazie. Ah, dopo che l'ho fatto una volta, non mi freghi più qua, Darksider 2. Non mi freghi più te. Basta far così. Lo buttiamo dall'altro lato. La prima volta funziona, la seconda no. Forse ho già preso tutto, sì. Oh, sganciati! Non funziona più. No, aspetta. No. Capito, per avere di qua. Ok.
qua. Si sono divertiti, Si sono proprio divertiti. Nissen. Cos'è Nissen? Voilà. Mi guardo. Paura sempre di lasciare, tralasciare qualcosina. Sempre paura, Cosa ho liberato, boh. Dove sto andando? Ah, la parte sotto, vero, mi ricordo. Oddio, sta stanzone. Dimmi che è finito, sì. Sì. Però c'è la parte sopra, quella stanza segreta lì che non ho capito come si raggiunga quella parte lì, no? Ma farò un giro più tardi, farò un giro qua. Sicuro in qualche modo si sarà aperta o ci sarà un interruttore nascosto. Sicurissimo. Quindi dopo vado a fare un giro. Che sicuro è uno di quelli che vi fa perdere tempo, star lì a cercare per prendersi una robetta. Sicuro, guarda. Dai, niente pozioni, sul serio. Ecco, vermazzone. Sì! Un tentacoloso! Tentacoli? Ospiteggiamento. Mi pare molto bello da vedere. Oddio. Non so come ho fatto a schivare, ma va bene lo stesso. Guarda. Oddio. Come faccio a schivarlo? Non so. Che è già morto. Si è presa la full combo. Stai combinando? No. No, scheletrini. Vedo niente con sto fascio di luce davanti. Dai. Oh, eccolo. Questo è di spalle però, Aia. No. Oddio, come cavolo. Schiva, si schiva quella merda. Come ho fatto a schivarlo prima? Ecco. Qua fuori sti cori che mi hanno rotto la minchia. Ah! Ah!
Oddio! Oddio! Tu si schiva in avanti, figata. Ho capito. No. Ah, mi ha preso perché sono troppo indietro. Oddio. Che brutto che è. Non è ancora morto. La maschera. Ma sono più incazzati di prima sti scheletri, eh. La mossa vedo io non vedo un cavolo, non vedo perché sono minato. Sei morti, eh? E tu? Usiamo una pozione, non si sa mai. Che ne avevo due. Allora. Ah, è un coglione, è rimasto lì in fondo, buggato. Mannaggia. Buongiorno. Adesso è più brutto di prima. No, non si è capito. Perché non vedo. Wow. E dai, sta facendo un'animazione. Dai, levatevi dalle palle. Mi ha rotto l'amico, mi avete rotto. Ah, oddio. Ok. Dai, su che muori. Amarro, la cosa. Va bene, adesso vola. Io addirittura. Ah! Vincitore, morte. Van der Smash. Forgiato con materiali provenienti dai regni dell'aldilà, assemblato il nome della magia nera, questo martello pulsa di una misteriosa angoscia residua. E temuto non solo per la sua potenza, ma anche per i suoi legami con il culto oscuro e misterioso. Questo mi piace. Nuova campagna Forgia Abissale. Ah, campagna aggiuntiva nel menu principale. Boh. Che ho finito il gioco. Fascia scellerante del ghiaccio. Ma che ho finito il gioco? Dimmi di nuovo, vero che... Okay. Se ho finito il gioco così, guardami, incazzo che in una maniera assurda. Oh, finalmente ce ne possiamo andare. Finalmente va. Cavalieri, mi hai forse chiamato?
padre corvo? Io sono colui che cerchi. E dove potrei essere, se non nella città dei morti? Vuoi fare una domanda o startene lì come se avessi visto un fantasma? Dimmi come si arriva al Pozzo delle Anime. Il Pozzo delle Anime è un luogo di potere inimmaginabile, chiave della vita e della morte, della creazione stessa. Ed è per questo che il Pozzo ha una sua chiave, che è stata divisa molto tempo fa. Oddio. Gli angeli ne hanno una metà e i demoni l'altra. Le due parti non si incontreranno mai. No. A meno che tu non voglia davvero salvare tuo fratello. Devo trovare le due chiavi. L'assalto alla città bianca. Ne sono più che sicuro. Ma non è necessario. Gli angeli hanno altri regni oltre la città bianca. E anche i demoni oltre il loro regno oscuro. Capirei tutto quando raggiungerai l'albero. Ci sono già stato, padre corvo. Ciò nonostante, dovrai trovare di nuovo l'albero e andare dovunque ti porterà. Absalom è vivo. Absalom è vivo. La sua furia e la sua agonia si diffondono come la corruzione. Distruggerà i frutti del creato per annientare l'equilibrio. Ho ucciso Absalom una volta, padre corvo. Se tornassi indietro, lo risparmierei. Dubito che ti riserverebbe la stessa cortesia. Come posso sanare l'umanità? Il Pozzo delle Anime. È da lì che ha inizio ogni forma di vita, dove le anime dei morti nascono a vita nuova. Ho ucciso la bestia che infestava questo luogo. Ho liberato le anime dell'umanità. E in altri tempi ciò sarebbe bastato. Ma qualcosa trae forza dal pozzo, lasciando il vuoto, là dove un tempo c'era vita. Temo che le anime che hai liberato troveranno solo altri tormenti. Allora non c'è più speranza. L'umanità è perduta. Non è così. Anche ora porti con te il potere di ripristinare il pozzo. I Nephilim? Se sacrifichi le loro anime, sì. Solo loro hanno il potere di disfare ciò che è stato fatto. Dunque devo sacrificare i Nephilim, la mia gente, per salvare l'umanità. I Nephilim sono morti per tua stessa mano. Quel talismano spezzato è tutto ciò che ne rimane. Li vorresti abbandonare al tormento eterno in quella gabbia sul tuo petto? Torno all'albero della morte e vai! Quindi adesso... lasciato un regalo, mi piacciono i regali. Quindi adesso troviamo i due frammenti. E vai, questa volta non è più tre frammenti, ma due.